Allora, mister Prato, è veramente una buona partita del Nardò. Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, un secondo tempo dove bisognava continuare quello che si è fatto nel primo tempo, e l'abbiamo fatto a tratti, e l'abbiamo fatto all'inizio, e poi c'è stata una pausa di un quarto d'ora dove non mi è piaciuto, e poi ci siamo rimessi a giocare quando c'è stato il pareggio, e quindi altri tre punti importanti contro una squadra in salute, 11 risultati utili consecutivi. Se il campionato fosse iniziato con l'avvento di Ciullo, questa è una squadra che stava al primo posto, quindi i valori fa ancora più, ecco, più si acclama di più la nostra vittoria, per questo motivo, perché insomma abbiamo fatto contro un'ottima squadra. Dobbiamo ancora migliorare qualche cosa, però ripeto, questo, come lo dirò per ogni intervista, ogni settimana, questo è un campionato pieno di sorprese, quindi mi prendo questi tre punti importanti, 35 punti sono tanti, dopo 19 gare, ne mancano 15, e quindi devo cercare di trarre il massimo, visto e considerato che ci siamo fatti un patto nello spogliatoio, oramai dalla settimana scorsa prima di Puttolana avevamo visto un po', avevamo fatto un po' reso conto del giorno di andata, e penso che insomma l'obiettivo, quello iniziale, sia alle spalle, adesso dobbiamo cercare di alzare un attimino la sticella. Ecco, mister, ha per l'appunto detto che se Ciullo stava dall'inizio del campionato, immagino stava al primo posto. Ecco. Lei in entrambe le partite ha notato una differenza, perché ricordo a Matera che lei temeva il Matera. Ma temevo, diciamo che loro venivano anche dalla vittoria di Molfetta, dalla prima partita, quindi una grande vittoria. Noi stavamo ancora in allestimento, ce la siamo giocati, ricordo quella gara, non abbiamo fatto tantissimo né noi né loro, era una partita 0-0 e fu diciamo determinante il calcio di punizione di Guadalupi, però quella era una partita che alla fine doveva terminare 0-0. Però io, se guardo la lista, diciamo, del Matera, io ritengo che sia un'ottima squadra, c'ha dei buoni under, però c'ha giocatori anche di qualità, perché insomma se guardo indietro, guardo la carriera di questi giocatori, Piccioni, Ferrara, Donida, Vicente, Figliomeni, sono tutti giocatori che hanno fatto la C, quindi insomma si sono calati in questa categoria, e non a caso i risultati poi sono arrivati. Ecco, mister, appunto Figliomeni fa parte di quei sei giocatori che il mister Ciullo poco fa lamentava delle assenze, ecco, alla risposta. Io non mi sono mai lamentato delle assenze, sai perché? Perché è un'offesa poi per chi gioca. Io ritengo che chi ha giocato oggi del Matera abbia fatto anche una buona gara. Quando ho visto la formazione, ho visto che mancavano due o tre, perché io ritenevo che alla fine 10-11, a parte la squalifica di Russo, c'era qualcuno che doveva sostituirlo, per il resto, quando ho visto che mancava Ferrara, mancava i Figliomeni, oramai Figliomeni anche senza Figliomeni e senza Scambati hanno fatto i risultati, quindi la squadra quella era, sì è vero, mancava Ferrara, ma penso che Orefici oggi ha fatto una gara, ma io direi noi il primo tempo siamo stati perfetti, abbiamo fatto benissimo, anzi fossimo stati più svegli, potevamo anche diciamo passare prima in vantaggio, prima dell'Eurogol di Addae, però queste sono partite che si soffre, questo è un campionato che si soffre, queste sono vittorie che si soffrono, sono vittorie che le devi chiudere, perché se non le chiudi poi succede quello che è successo, 1-1, non sa mai, una ripartenza ti può far male, perché poi tu a quel punto manca un quarto d'ora, 20 minuti, in quei 20 minuti devi cercare anche di vincere. Ho inserito due giocatori più offensivi, Pinto l'ho messo dietro, però ho avanzato il Giorgio, ho messo Polichetti che è un trequartista, messo come quinto, insomma alla fine abbiamo cercato di utilizzare tutte le nostre armi, ci siamo riusciti a passare in vantaggio, e poi a denti stretti l'abbiamo anche difeso. È stato un attimino forse in difficoltà nel secondo tempo il Nardò sotto il punto di vista atletico? No, non è un discorso mentale, non è fisico, perché fisico non mi sono mai lamentato, non è un discorso mentale, dovevamo continuare a giocare nel secondo tempo,
con gli stessi ritmi del primo tempo. Se avessimo utilizzato i ritmi del primo tempo sicuramente li avremmo messi più in difficoltà. Invece abbiamo gestito la palla lentamente, e quando il Matera non ha sofferto, diciamo, il nostro possesso palla, che era un possesso palla abbastanza sterile. Poi è chiaro, dovevamo chiuderla perché avevamo avuto le occasioni per chiuderla, non l'abbiamo chiusa, hanno fatto 1-1, abbiamo alzato un attimino il baricentro, dopo il 2-1 dovevamo continuare ancora a giocare come se fossimo 0-0. Il problema, sai cos'è, che questo è un campionato che non lo vince la squadra più forte, lo ripeto per l'ennesima volta, questo lo vincerà chi sbaglia meno, perché se dovessimo guardare le rose, certamente la nostra non è da meno ad altri, ma non abbiamo investito come gli altri, ma questo a me non interessa, io guardo il mio percorso, il nostro è un percorso importante, abbiamo alzato un attimino l'asticella con questi 3 innesti di qualità fatti a dicembre, e quindi noi sappiamo di essere una bella squadra, però se giochiamo tutti al 100% ritengo che ce la possiamo giocare con tutti. Si tratta della terza vittoria consecutiva in casa, un dato numerico diciamo inedito in questa stagione, siccome nel girone d'andata sono proprio mancate le vittorie casalinghe, no? Diciamo in maniera continuativa, e siamo sulla buona strada per poter... Ma io non voglio... diciamo, non mi sembra giusto parlare male di chi è andato via, però ritengo che chi è venuto ha dato qualcosa in più rispetto alla rosa iniziale, e quindi qualcosa in più ci ha fatto anche a livello di autostima, ci ha dato quella cosa in, quel quick in più per poter affrontare in maniera diversa le gare, perché Adae in mezzo al campo è diventato un leader, Ferreira là davanti si fa sentire, Montinaro, oramai non ci sono parole per Montinaro, Matteo è un trequartista che si è adattato interno con me, mi sembra che è il quarto anno che sta con me, io ritengo uno dei giocatori più forti della categoria, se gioca due tocchi, perché quando incomincia a giocare a 4-5 tocchi diventa un giocatore normale, ma a 2 tocchi secondo me è tra i più forti della categoria, quindi questi giocatori ci hanno dato qualcosa in più a livello qualitativo nella tre quarti, e quindi quando tu credi di poter contare su questi giocatori nella tre quarti, adesso la squadra mi dà l'impressione che in qualsiasi momento noi possiamo fare gol. Poi ci sono i momenti da gestire, oggi secondo tempo ho detto ai ragazzi può darsi che ho sbagliato io, ne riparliamo martedì, io ho chiesto di non abbassare i ritmi e di gestire la palla. Abbiamo uno condizionato l'altro, abbiamo gestito la palla lentamente, quindi è stato un possesso palla troppo leggero, ma noi conoscendo questa situazione la prossima volta dirò una cosa diversa, dirò entrate e giochiamo alla garibaldina come sappiamo fare, perché dobbiamo cercare di chiudere la gara, anche perché il Matera era in 10, e quindi in 10 non devi dare nemmeno un piccolo errore, perché poi l'errore l'abbiamo commesso sulla quella palla inattiva, perché è difficile che ci fanno gol, però c'è stato un po' un errore commesso, a Piccione non li puoi concedere mezzo metro, perché per me è uno degli attaccanti più forti della categoria, non a caso ha fatto un po' di gol, e non a caso da quando è arrivato il Matera si è risollevato un attimino, quindi fa bene commettere questi errori quando si perde, perché poi martedì ce ne riparliamo e non si dovrebbero più commettere. Però stiamo prendendo il gol tutte le volte. Ma se ne facciamo uno in più io sono contento lo stesso, perché noi attualmente siamo ancora la miglior difesa con l'Altamura, se non mi sbaglio, o col Barletta. No, il Barletta oggi ha subito gol, quindi siamo ancora la miglior difesa. Fino a quando siamo la miglior difesa, se li prendiamo noi e li prendono gli altri mi va bene lo stesso, basta che si vince. In questo momento dobbiamo guardare l'obiettivo, sono i 3 punti ogni domenica. Però a me fa rabbia prendere gol, perché è un gol che non dovevamo prendere, perché poi io non ho visto altri tiri in porta del Matera. È un Matera che si è visto in alcune situazioni, ha un gioco, i 2 punti si cercavano, si vedeva che erano delle trame di gioco, delle giocate memorizzate, però noi non abbiamo, anche quando stavamo in 11 contro 11, non li abbiamo mai fatti, diciamo, giocare col calcio in porta. Noi dai primissimi minuti, io dopo 8 minuti ho avuto già 3 palle gol, quindi noi abbiamo affrontato con grande cattiveria, un grandissimo approccio alla partita, proprio perché dovevamo chiuderla, perché noi in casa siamo devastanti. Oggi abbiamo fatto una grande vittoria, ripeto, però nulla a togliere anche ai meriti del Matera, perché il Matera è una squadra che si è difesa abbastanza bene. Mister Ragno, allora ha parlato di asticella alzata da un po' di tempo a questa parte. Sì. All'andata disse che il vostro obiettivo era
la salvezza. Penso che e lo ribadisco, io sono uno che dice la, allora indipendentemente, allora io sai cosa succede, che io sento colleghi che dicono, ci sono allenatori, e quindi riferimenti a me, a Farina del Barletta e a qualcun altro, allora con questi elementi vogliono vincere il campionato. Siccome questi allenatori non hanno mai vinto niente, non hanno mai vinto un campionato, non sanno come si vince il campionato, con che rosa si vince il campionato. Io l'ho vinto due volte in Girone H, e quindi posso garantire che la mia non è una squadra che può ambire, a meno all'inizio non poteva ambire a vincere il campionato. L'obiettivo era, e meno male, perché io poi le parole mie con i ragazzi è stato, facciamo quanti più punti possibili, perché poi quando ci sei là sotto è difficile risalire. E io vedo le difficoltà che ci hanno poi tutte le squadre, a Fragolese, squadre forti, Francavilla stesso mio dallo scorso anno, che ha fatto grossi investimenti, ne ha presi altri 5 adesso di giocatori, perché nessuno vuole retrocedere. E ti ribadisco che all'inizio, se sta qualche dirigente e mi vuole dire il contrario, abbiamo fatto una squadra per una salvezza tranquilla, visto che si veniva da un play-out vinto, quindi ai play-out l'obiettivo era cercare una salvezza tranquilla, l'obiettivo era un programma biennale con me, con sottoscritto, quindi quest'anno di assestamento e l'anno prossimo di puntare a qualcosa di più. Se poi quest'anno stiamo lì, è chiaro che io non mi tiro indietro, perché il mister, lei ha parlato prima di asticello alzato, parto all'interno degli spogliatoi, ha lasciato forse intendere, io ecco perché ho chiesto chiarimenti, di puntare a qualche cosa di più, che potrebbe essere a questo punto anche una promozione. Io lo dissi già all'andata. Sì, ma guarda, io l'ho detto, se dovessi guardare gli investimenti non saremmo noi a vincere il campionato, ma né tantomeno il Fasano, il Barletta, non hanno speso quanto hanno speso altre squadre, però quando si parla di spendere o non spendere, qua si parla che ci sono squadre che dovrebbero sulla carta, dovevano avere sulla carta almeno qualche punticino in più, non ce li hanno, vuol dire che hanno delle difficoltà. Noi stiamo qui, non vincerà la squadra più forte, vincerà la squadra che sbalerà meno. Può essere la Cavese, il Barletta, l'Altamura, il Nardò, tutti. Noi stiamo lì, mancano 15 partite, queste 15 partite ce le giocheremo a vincere. Poi se ne facciamo 45 può darsi che lo vinciamo, se ne facciamo 45. Se ne facciamo 44, l'obiettivo adesso è quello che ci precede il Barletta, dobbiamo cercare di arrivare sopra il Barletta e lo farò così fino a fine campionato. Poi ripeto, il calcio ti smentisce sempre, il bello del calcio è proprio questo, che non c'è mai certezza, cioè io mi aspettavo, per dire, una vittoria con la squadra, questo campionato fino a mo' non ha dato diciamo sorprese per quanto riguarda il mio Nardò, perché dove ho perso io ho perso con due squadre, Brindisi e Altamura, dove ritengo siano due squadre che puntano a vincere. Il mio rammarico è, però ecco, tornando indietro di 4 mesi, se avessimo avuto questa squadra all'inizio, può darsi che qualche punticino in più l'abbiamo perso per strada, può darsi, però siccome il calcio non ti smentisce mai, adesso stiamo qua, abbiamo 35 punti, per arrivare ai playoff dobbiamo farne almeno minimo altri 27-28 per avere la certezza, poi se siamo bravi a farne 35-40 vinciamo pure il campionato, però sarà molto molto difficile. Grazie. Mister, diciamo, come ha detto lei, che il Matera ha avuto l'occasione della rete, è un'altra piccola occasione, e il resto ha fatto il tornato. Abbiamo avuto 5 occasioni limpidissime, qualcosa non va? No, perché ne abbiamo avute 5, non va se ne hai una, due, ma quando ne hai 5 non posso dire. L'unico errore, non l'errore, dovevamo chiuderla, basta, poi alla fine, una volta che chiudi la gara, fai il terzo, il quarto, il quinto. Questo serve martedì per raccontare qualcosa, ma cosa bisogna raccontare martedì? Io sono contentissimo della vittoria, un po' meno perché oggi ho sofferto di più, il cuore ne ha risentito, però loro devono capire martedì che se succede un'altra volta, io penso che atteggiamento sarà sicuramente diverso.